Euro Truck Simulator 2, siamo qua con il mio Renault. Io direi subito di partire, ma così finiamo il viaggio. Ci mancano più o meno 200 km, 270 sto dicendo. Allora, meno così poi lo finiamo. Finito questo prenderò lo Scania. Ho finito lo Scania, mi sarebbe detto. Devo andarmi a rivedere il video di ieri, dato che sto registrando un giorno differente. Devo andarmi a guardare il video di ieri. Ma mi sembra che poi prenderò il Volvo, il Mercedes, poi il Pullman, il Caravan e poi vedo. Boh, mi faccio una scaletta. Comunque è questa qua. Abbiamo detto Renault, che l'abbiamo già preso. Sì, Scania, che lo prendiamo. Mercedes, Volvo. Scania, Volvo. Aspettate che mi segno. Aspettate che mi risegno, mi segno sul telefono. Allora, prossimi camion per Eurotrack sono. Adesso finiamo questo Renault. Poi, finito il Renault, prendiamo lo Scania con la versione S 650, il mio sarebbe. Poi, dopo lo Scania, prendiamo il Volvo. Scania, Volvo, Mercedes. E dopo Mercedes, Pullman, quello lì, il paradiso, Marco, sì, Marco Polo, paradiso, Pullman Marco Polo, e poi la roulotte, la macchina con la roulotte. Boh, ops, dove cavolo stavo andando? Meno così siamo a posto. Poi al massimo con quel pullman farò un viaggio, solo che non si possono portare niente, cioè saranno dei viaggi a vuoto. Se ce la faccio oggi a scaricarla, ma penso proprio di sì. E poi perché senza promo non posso andare, cioè non posso andare da nessun'altra parte, per quello. Disgustato, sì, degustato. Scoppiati, non serve. Potrei essere disposti. Lussemburgo, Lussemburgo.
dobbiamo ancora farne in strada. Qua non ho mai fatto sta strada. Non so che l'ho già fatta. A voglia. Ma i camionisti, quelli che guidano, come cavolo fanno a non fargli venire la questi camion? Cioè, come accelerazione ci va un botto prima che acceleri sta roba. Cioè, ho capito che sei un 480. Ma se avessi lo Scania ci impiegherebbe meno tempo questa roba. Cioè, vuoto questo qua per me non lo è. Questo qua è già tanto se è V4, V2. Forse va meglio una macchina. Se metto la Ferrari forse mi traina meglio cioè, queste tonnellate, queste 15 tonnellate. Traina meglio, ve lo dico io. Per carità. Mamma mia, che brutto camion. Ma che brutto, brutto. Almeno l'Iveco va. Questo qua non va un cazzo. Questo viaggio non così poi mai più sto camion, eh. Adesso quasi quasi raga io faccio una regola che guido solo più DAF, Iveco, Mercedes, Volvo, Scania, sti 5 e Man perché è un brutto sound, se no è anche adesso e Man e Renault non li guido più, mi sono stufato. Se per perdere la pazienza così, che questi qua non fanno niente, per carità, ma voglio mangiarmeli il nervoso sta Mercedes solo che solo il primo modello, DAF tutti e due modelli, Scania tutto. Quando arrivo a Lussemburgo mi devo comprare il garage, ricordatevelo, me lo devo ricordare la fa. Quando arriviamo però ce la fa anche. Renault è solo un buono a fare macchine di media però media fascia, cioè costano anche caruccia macchine falò, ci pensi solo la Talisman Megane tipo 25.000 euro. Forse neanche, forse anche di più, forse anche un po' di più, che 25.000 euro, la Talisman tipo 40.000 euro, cioè comunque i soldi ti compri un'auto, o un BMW, o un Mercedes. Talisman 160 cavalli 2000, la Megane stessa cosa, 130, 140 cavalli, 120 va bene, 110 anche, turbo diesel 110 va già bene, però cambia per carità, sono quello dei cioccolatai come camion, neanche il fornaio ha un Renault, cioè fanno troppo schifo sti camion. Ci sono quelli che li amano proprio, cioè proprio sono poveri, saranno poveri.
spazio, almeno così sono a posto. Guardate, raga, per una salitina, per una salitina leggera, ce la facciamo? Di garage, se poi ci prendiamo lo Scania, massimo configuriamo lo Scania. Guardate i brutti interni. Cioè, prossima volta prendiamo lo Scania. Aggiorna, ampliamo. Guardate che bello questo scagnetto. L, bello. Qua però devo uscire. Andiamo a scaricare. Siamo a posto. Qua c'è il distributore. Cosa va bene, ve lo dico io per cosa va bene questo camion. Questo camion va bene per portare quelle cose tipo vaccini, come ho già detto, quei carichi che pesano 5-6 tonnellate proprio, cioè 15, quanta che è questa roba? 14 tonnellate sono già troppe. Cioè, io pensavo ce la faceva, solo che troppe, troppe. Allora, prossimo camion, vediamo un po'. Scania. Acquisto online. No, questo qua è, raga. Sta roba lunghissima, eh. Sì, quello. Boom, ragazzi. Anche questo episodio si è concluso, io vi ringrazio per la visione, ci vediamo domani con un prossimo video. Bello.